Ci troviamo in Piazza Polideama, dove fra qualche minuto parlerà Matteo Renzi, il presidente italiano, e con noi ci abbiamo questa sera qui il candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo, il dottore Vino Bianco, e Davide Faraone, che è un braccio destro in Sicilia. Sinistro, sono mancino. Sinistra anche a livello così indicativo, per penso che è proprio della sinistra di Matteo Renzi. Allora, questa giornata che rappresenta per voi? Ma rappresenta un impegno per il Mezzogiorno. Si è detto e straparlato su un mancato impegno del governo nazionale sul Mezzogiorno e sulle politiche attive per l'occupazione. Invece tutti i provvedimenti che stiamo mettendo in campo da un po' di tempo a questa parte sono innanzitutto rivolte alle zone deboli del paese, in particolar modo la Sicilia e il Mezzogiorno. Tutto ciò che riguarda il lavoro, gli investimenti sulla scuola, sulle infrastrutture, i debiti della pubblica amministrazione. Stiamo vedendo una serie di provvedimenti che creeranno sviluppo e occupazione nelle città e nell'isola della Sicilia. Perché è importante che a Mazara vinca un sindaco del PD e comunque il dottore Vino Bianco? Perché credo che questa vittoria può consentire di collegarsi meglio a quella che è l'azione del governo nazionale. Non che Renzi non si impegna se vince un altro, sarebbe istituzionalmente scorretto, però è chiaro che se c'è una coerenza di progetto, se c'è una volontà di cambiare verso anche lì, oltre che in Italia, la sinergia funziona meglio e quindi il governo può essere più efficace. Qual è la differenza oggi tra destra e sinistra? C'è ancora? Questa domanda accorrerebbe un documentario più che un'intervista di qualche secondo, però la differenza più grande è che noi ci occupiamo dei più deboli sempre. Non lo facciamo criminalizzando i più forti, ma sicuramente ci occupiamo innanzitutto degli ultimi. A destra invece se ne fregano un po'. Pino. Ma l'Italia cambia verso, Mazara cambia verso. Ecco, Davide ha rappresentato in poche battute quella che è l'idea che abbiamo noi dell'Italia, della Sicilia e di Mazara. A chi vi dice, guardate che non è vero che l'Italia non ha i soldi, rispondete coi fatti. L'Italia i soldi li avrebbe. Avrebbe 183 miliardi di euro di fondi europei da spendere. E perché allora non li spendiamo? Perché non spendiamo questi 183 miliardi di euro? Per colpa dell'Europa? No. No. Noi non spendiamo questi soldi per colpa nostra. E allora ho pensato che ciascuno di noi può fare un pezzettino per costruire un'Europa diversa, un'Europa in cui questi soldi vanno a creare posti di lavoro per i nostri giovani, vanno a creare infrastrutture vere, vanno a creare ricchezza nella ricerca e nell'università. Sono molto fiducioso, è una persona seria, parla poco e fa soprattutto molti fatti. Centinaia di agenti delle forze dell'ordine, centinaia di magistrati che cercano ogni giorno di svolgere il proprio ruolo per bene, e questi magistrati hanno diritto di sapere che c'è uno Stato che sta al loro fianco e che combatte per loro e con loro. E quando voi sentite dire che lo Stato non esiste, che lo Stato è finito, che lo Stato non va da nessuna parte, io vorrei far vedere a ciascuno di loro gli occhi di quei magistrati, gli occhi di quei poliziotti, gli occhi di quei carabinieri, e dire che noi siamo l'Italia che si mette a fianco delle persone che combattono per la legalità e che non la danno vinta a chi cerca di distruggere tutto, e che continuano a stare dalla parte dell'ordine e della sicurezza pubblica, e che continuano a dire che abbiamo un futuro. Allora, lei che è stato tante volte in Europa, ci dice perché è importante che l'Italia sia in Europa bene? Ma noi ci dobbiamo andare, perché non possiamo sostenere solo l'Europa dei ricchi, del capitale, delle grandi potenze. Dobbiamo andarci per difendere il sud dell'Europa, che è quello che sta pagando il prezzo più alto della crisi. Per questo noi siciliani dobbiamo andare a votare. Noi stiamo cercando di far ripartire l'industria e fare un grande rinascimento industriale. Da qui, dalla piazza di Palermo, voglio dirvi che domani a Roma firmeremo l'accordo per Electrolux e sono centinaia di posti di lavoro salvati, come abbiamo firmato l'accordo con Fincantieri, con Ansaldo Energia, e come continueremo a fare contro chi vuole distruggere, contro chi vuole dire di no e basta.
In questo momento si sta parlando dell'Europa, ma noi non possiamo dimenticarci che l'Europa parte dalle città, dalle piccole realtà, quindi anche da Mazara del Vallo con un candidato sindaco come Pino Bianco? Sì, assolutamente, è molto importante che il riscatto parta dalle comunità e nelle comunità locali, che anche l'Europa vuole investire nei servizi delle comunità locali, nella promozione del territorio, dell'occupazione per i nostri giovani. L'Europa è al fianco di queste comunità e quindi sostenere candidati validi come Pino è molto importante per tutti noi, per il Partito Democratico, ma appunto per il Paese. Ha bisogno di buoni amministratori il Paese e anche l'Europa. E noi abbiamo bisogno di contare prima di tutto facendo bene il nostro lavoro, avere bravi cittadini, bravi sindaci, bravi governanti. Ci mette nelle condizioni di andare in Europa e di chiedere le cose che noi vogliamo. In primo luogo, per esempio, di liberare risorse per gli investimenti, liberare i comuni dal patto di stabilità, liberarli cioè dai vincoli che impediscono di promuovere investimenti sul territorio. E poi soprattutto di fare un'Europa meno burocrazia. Oggi abbiamo incontrato pescatori che dicono che l'Europa disciplina persino le esche per il pesce spada. Bisogna che abbiamo la capacità di semplificare l'Europa, di renderla sempre di più l'Europa delle città. Ma qual è l'Europa che ci spiega tutto di come pescare il pesce spada e che chiude gli occhi di fronte a ciò che accade nel Mediterraneo, che si preoccupa del pesce spada ma non si preoccupa delle persone che vengono dalla Libia, dal Nord Africa e che muoiono in mare mentre l'Italia fa gli sforzi e gli altri paesi non ci danno una mano? Quello che ci aspettavamo e che ci aspettiamo, Renzi lo sta facendo da Presidente del Consiglio. Io mi aspetto dei segnali importanti per la Sicilia, per il Sud, anche in prospettiva europea. Quello che serve è vincere le europee per creare un maggiore collegamento col Partito Socialista Europeo e quindi in qualche modo realizzare anche più sinergie. Io ci credo tanto. Chi oggi continua a dire che non c'è spazio per un'Italia e un'Europa diversa dovrebbe sapere che noi siamo invece convinti, decisi, determinati a realizzare un'Europa nella quale finalmente si possa credere, si possa tornare a pensare che sono importanti i regolamenti comunitari, ma sono più importanti le persone, le storie delle famiglie, le facce di chi cerca di combattere. Cosa si aspetta da Renzi? Tantissimo, tutto quello che ha promesso me ne aspetto uno per uno. Cioè, noi siamo un popolo che vogliamo le promesse. Noi vogliamo di farci sognare, noi vogliamo tornare a essere quel popolo che crede nel proprio futuro. E non ci fermiamo, non abbiamo paura, possono andarci ovunque, possono insultarci, possono continuare a criticare e a prenderci in giro. Noi siamo quelli che dopo tanti anni restituiscono qualcosa, restituiscono speranza, restituiscono la possibilità di credere che il tempo dell'Italia non è il passato. Perché sapete qual è la vera fregatura? Che ci vogliono far credere che siamo soltanto quelli che avevano un grande passato. Noi siamo in condizioni di costruire un pezzo di futuro, perché il futuro è nelle nostre mani, non è nelle mani degli altri, purché siamo in condizioni noi di metterci in gioco per primi. Io mi aspetto che la gente capisca che il successo di queste elezioni è una sorta di referendum su Matteo Renzi e sulla voglia di questo paese di rinnovarsi, e quindi chi ha a cuore le sorti di questo paese non può sperare che in un forte successo. L'alternativa non è certamente Grillo che propone insulti, l'alternativa è Matteo Renzi che con la sua forza di cambiamento vuole realmente portare questo paese fuori dalle secche. Ma qui non c'è un nome, qui c'è un popolo di persone che è il Partito Democratico, che ha tante storie da raccontare. E io vi chiedo dal profondo del cuore, considerate il passaggio del 25 maggio un referendum, è un ballottaggio tra l'Italia che insulta e l'Italia che spera, tra l'Italia che offende e l'Italia che costruisce, tra l'Italia che non ci crede più e l'Italia che crea posti di lavoro, 74.000 nell'ultimo mese, ma non bastano, sono ancora pochi, tra l'Italia che vorrebbe dire che va tutto male e l'Italia che invece sa che il cuore è gonfio di commozione, che il cuore è gonfio di difficoltà, ma l'Italia che costruiremo è l'Italia dei nostri figli
Io ci credo, sono convinto che noi non molliamo, vi chiedo lo sforzo perché gli ultimi 10 giorni siano i 10 giorni che ci porteranno non a vincere le elezioni, ma a riportare la dignità, l'orgoglio di essere italiani. Grazie a tutti voi.